La vita dei 6.000 uomini che formano l'equipaggio di una super portaerei statunitense non è facile. Il loro compito principale è quello di mantenere sempre pronti all'azione gli oltre 80 apparecchi del gruppo aereo. Le moderne superportaerei americane sono tra le piattaforme belliche più potenti e flessibili mai realizzate. Queste enormi imbarcazioni sono allo stesso tempo un aeroporto mobile, una nave da guerra e una città galleggiante che ospita 6.000 persone. Tutte pronte a operare in funzione degli aerei imbarcati, 24 ore su 24 e in qualsiasi condizione meteorologica. Per ognuno dei 200 piloti sono previsti almeno 15 tecnici addetti alla manutenzione, all'armamento e al rifornimento. Oltre a loro, per mantenere il gruppo aereo nelle migliori condizioni di efficienza e sicurezza, operano a bordo addetti al ponte di volo, pompieri e molte altre persone con svariate mansioni. L'attività della portaerei è ad alto rischio. Il ponte di volo brulica di uomini e di apparecchi in un fracasso assordante fra il vapore delle catapulte e il calore dei motori degli aerei in decollo o in appontaggio. Decollare e atterrare su una pista corta, mossa dal mare, è uno dei pericoli maggiori, soprattutto di notte o al rientro dopo una missione faticosa. Inoltre, la presenza sul ponte di volo di aerei armati e riforniti di carburante implica il costante rischio di incendio anche quando non si svolgono le operazioni di volo. Ma gli aerei non sono tutto. La portaerei è in primo luogo un'enorme nave da guerra che necessita di un equipaggio numeroso. Le 3.300 persone che ne formano il complemento devono occuparsi dei reattori nucleari, delle turbine a vapore, della cucina, delle lavanderie e di tutte le infrastrutture necessarie a una comunità di oltre 6.000 persone. La gestione di una struttura tanto complessa è simile a quella di una grande azienda. I comandanti delle portaerei che oggi controllano le più grandi e potenti navi da guerra che abbiano mai solcato i mari sono sempre ex piloti dell'aviazione e della marina. Il gruppo aereo ha in dotazione oltre 70 apparecchi, tra F-18, F-14, S-3B Viking, elicotteri e aerei di Early Warning E2.
Il gruppo aereo è il nostro braccio armato, la nostra principale risorsa bellica, e ci consente di proiettare la nostra potenza militare ovunque nel mondo. La propulsione della nave è affidata a due reattori nucleari, che permettono di raggiungere qualsiasi destinazione alla velocità di 30 nodi. Abbiamo perciò tutto quello che serve per operare ovunque sia richiesto. La nave dispone di due sistemi di difesa antiaerea, nel caso il nemico riuscisse a penetrare l'anello difensivo esterno dei nostri caccia. Il sistema missilistico Sea Sparrow interviene a medio raggio, mentre per la distanza ravvicinata abbiamo quattro cannoni Vulcan Phalanx, anche se il vero braccio armato della Theodore Roosevelt è il suo gruppo aereo. La vita della portaerei comprende due aree principali. Sul ponte si conducono le operazioni di volo, mentre sotto coperta si svolgono le attività logistiche di routine. Dalle basi di terra, aerei come il Grumman C2 Greyhound, versione da trasporto delle due Hawkeye per early warning, portano a bordo il personale, la posta e i rifornimenti. Le attività che si svolgono sul ponte devono garantire il funzionamento completo di un gruppo aereo. Per questo il ponte è suddiviso in tre sezioni. Il terzo di ponte, situato a prua, si chiama Fly One. Qui ci sono due catapulte per il decollo degli aerei. Quando non c'è attività di volo, questa zona può servire anche come parcheggio degli apparecchi. Dietro le catapulte sono posizionati alcuni deflettori che servono a proteggere il personale e gli altri aerei dal getto dei motori, spinti alla massima potenza per il decollo. Appena al di sotto del ponte sono invece dislocate una serie di passerelle che corrono lungo gran parte del perimetro della nave. Da esse si accede direttamente alle cabine elettriche, agli impianti di rifornimento e a quelli antincendio. Alcuni dispositivi retrattili impediscono agli aerei di cadere nelle passerelle, mentre la posizione delle attrezzature antincendio è indicata da appositi segnali. La sezione di prua della zona di appontaggio, dove operano gli elicotteri, è denominata angle, cioè angolo. La zona dove la sezione di prua confluisce ad angolo con il ponte di volo si chiama invece crotch, biforcazione. Il personale responsabile del lancio degli aerei occupa due cabine con cupola trasparente incassate nel ponte. Opposto al crotch si trova il point, un'area destinata al ricovero e alla manutenzione degli aerei dopo le operazioni di volo. Una volta atterrati, gli aerei che trasportano bombe innescate e missili devono essere disarmati prima di raggiungere le zone di ricovero. Questa operazione avviene in un'area appositamente attrezzata. Quattro elevatori con una portata di 50 tonnellate collegano il ponte di volo agli hangar sottostanti. Le operazioni che si svolgono sul ponte necessitano del più accurato coordinamento. Il personale indossa delle maglie o gilet di colore diverso a seconda delle mansioni svolte.
L'ufficiale addetto al ponte di volo dirige e controlla tutti i movimenti degli aerei sul ponte. Come tutti gli altri ufficiali con funzioni direttive, il suo casco ha tre strisce arancioni nella parte posteriore. Un'altra figura chiave è l'ufficiale che regola il traffico sul ponte di volo. Il suo compito è quello di riconoscere istantaneamente gli aerei prima del lancio e al recupero avvenuto. Un ufficiale dirige la squadra di soccorso e antincendio, pronta ad affrontare qualsiasi situazione d'emergenza possa verificarsi sul ponte di volo. Altri ufficiali sono responsabili della sicurezza durante lo spostamento degli aerei, verso le catapulte, dopo il decollo e nella fase di parcheggio. L'ufficiale responsabile della catapulta è soprannominato shooter e autorizza il decollo da una cabina posta al centro o al lato del ponte di volo. Sulle portaerei più vecchie doveva segnalare di persona a un operatore quando azionare la catapulta. Lo shooter deve anche verificare il peso dell'aereo, in modo da calibrare al meglio la catapulta per il lancio. Quando è tutto a posto, si dà il via al decollo. A poppa, un ufficiale manovra i dispositivi di arresto, li calibra in base al peso dell'aereo in arrivo e si assicura che il ponte sia libero da ostacoli. Io sono vestito di blu e il mio compito è essenzialmente quello di mettere i cunei agli aerei e di fissarli con le catene. Dopo l'appontaggio, gli aerei rullano verso la nostra zona, dove noi li dirigiamo al parcheggio, mettiamo i cunei sotto le ruote e li ancoriamo. Per spostare gli aerei bisogna ricordarsi di togliere le imbracature e levare i cunei prima di muoverli. Altri addetti in blu manovrano gli elevatori che spostano gli aerei da un ponte all'altro e pilotano i trattori. Si tratta delle unità di avviamento, dette anche huffers. Un addetto aggancia l'aereo alla catapulta. Se l'operazione non è perfetta, bisogna spostare e riposizionare l'apparecchio, il che comporta non solo una perdita di tempo, ma anche un pericolo per le operazioni di volo. Il personale addetto alla sicurezza della zona di prua si assicura che il ponte sia libero da ostacoli prima del lancio. L'ufficiale addetto alla sicurezza della catapulta sovrintende l'operazione di aggancio. Se tutto è a posto, saluta il pilota, effettua un ultimo controllo e segnala che l'aereo è pronto per il lancio. Un operatore della catapulta verifica il peso dell'apparecchio e lo comunica all'ufficiale della sicurezza. A quest'ultimo non resta che regolare la spinta necessaria al lancio.
La parte centrale del ponte, dietro la zona Fly 1, si chiama Fly 2. Durante le operazioni di volo, quest'area è soggetta a un intenso movimento di aerei. Gli operatori posizionati nella cabina incassata nel ponte azionano le catapulte numero 3 e 4. L'area Fly 2 comprende la sezione angolata del ponte di volo. A destra del ponte di volo, la cosiddetta isola ospita i centri nevralgici della nave, il ponte di comando, il controllo principale del traffico aereo, il controllo del ponte di volo e le postazioni di comando delle altre funzioni della nave. Tra l'isola e la passerella di dritta c'è la Bomb Farm, o fattoria delle bombe, l'area di stoccaggio di tutti gli ordigni da addestramento e reali. Un sistema di spruzzatori si attiva per raffreddare le bombe in caso di incendio. Davanti all'isola si trova un secondo elevatore. Quest'area, oltre a consentire il passaggio degli aerei da un livello all'altro della nave, può essere usata anche come parcheggio. La zona compresa tra i due elevatori di prua è denominata corral, recinto, e ospita gli aerei posti in attesa durante e dopo le operazioni di volo. L'area denominata Six Pack confina con la zona di appontaggio ed è una delle principali aree di parcheggio. La cosiddetta strada corre tra il corral e la Six Pack ed è utilizzata per portare gli aerei alle catapulte. L'ultima parte del ponte, quella di poppa, si chiama Fly 3 e la sua funzione principale è legata al recupero degli aerei. Proprio dietro il ponte di volo, nella porzione di poppa della pista di appontaggio, è posizionato uno scivolo, sotto il quale si trova una rete di sicurezza. Qui si trovano anche le rampe di scarico delle bombe. Nella parte posteriore destra della zona di appontaggio c'è il cosiddetto patio dietro al quale l'ufficiale addetto ai sistemi di arresto opera da una piattaforma con un'ampia visuale sull'intero ponte. Un terzo elevatore è situato a poppa dell'isola. L'appontaggio su una portaerei è paragonabile a un atterraggio di fortuna. Ogni aereo dispone di un gancio che fuoriesce dalla fusoliera per afferrare almeno uno dei quattro cavi che in due secondi fanno frenare e arrestare l'apparecchio. I cavi sono collegati al sistema di arresto situato sotto coperta. A poppa del ponte di volo, a babordo, è dislocato il quarto elevatore. Dietro questo elevatore c'è la piattaforma di osservazione degli ufficiali segnalatori che vigilano sull'avvicinamento degli aerei lungo il sentiero di discesa. In caso di malfunzionamento del sistema di arresto o del gancio dell'aereo, entrano in funzione una rete di nylon e un'imbracatura di contenimento che formano una barriera d'emergenza.
Mentre gli addetti all'arresto stendono la rete, tutto il personale disponibile prepara l'imbracatura. Subito dietro l'isola si trova il deposito dei materiali di supporto al suolo. La zona è soprannominata il deposito dei rottami o addirittura la porcilaia. I dispositivi ottici Fresnel per l'assistenza all'appontaggio derivano dai primitivi sistemi usati durante la Seconda Guerra Mondiale. Io sono il sottotenente Dowden della divisione V2 del reparto aereo, la divisione che si occupa delle catapulte, dei dispositivi di arresto, delle luci di avvicinamento e di quelle del ponte. Noi della divisione V2 indossiamo il verde e provvediamo, come dicevo, alla manutenzione delle catapulte e del sistema di arresto. Questa è la catapulta numero 1, che in questo momento sta lanciando un aereo dal ponte di volo, mentre dall'altra parte stiamo seguendo un appontaggio. Oltre ai compiti di lancio e di recupero degli aerei, ci occupiamo anche di tutte le luci di segnalazione. Ce ne sono moltissime sul ponte. Ora i ragazzi con la casacca verde della divisione V2 stanno mettendo a punto la spola della catapulta numero 1. Questa è la parte della catapulta direttamente a contatto con l'aereo. In questo momento la spola si trova all'inizio della corsa, dove ci sono i freni ad acqua per tenere fermo l'aereo. Il rumore che si sente viene dai freni, che vengono provati per controllarne l'efficienza. Come nella fase di lancio, anche per l'arresto, i dispositivi devono essere regolati in base al peso dell'aereo. Questo è il compito dell'operatore sul ponte, incaricato anche di ritirare il cavo dopo l'appontaggio. Prima, però, bisogna controllare che l'aereo non sia più agganciato al cavo. Gli aerei che falliscono l'aggancio sono soprannominati bolters, cavalli imbizzarriti. In questi casi occorre verificare che i cavi non siano danneggiati e che siano posizionati correttamente. Tutte le fasi delle operazioni di volo devono essere documentate. Cameraman sull'isola e telecamere fisse dislocate intorno al ponte di volo riprendono tutti i decolli e gli appontaggi. Non importa che tempo fa, noi siamo sempre al lavoro, con il caldo, la pioggia o la neve. Quando c'è attività sul ponte di volo, spetta a noi prenderci cura degli aerei. Li puliamo, li riforniamo di carburante, li ispezioniamo e la sera ci assicuriamo che siano ben ancorati. Quando siamo in porto, li copriamo coi teloni, come se li mettessimo a letto. Ognuno di noi si occupa di un aereo e lavora su due turni. Ciò vuol dire essere in attività almeno 12 ore al giorno, ogni giorno della settimana. La divisione V4 rifornisce di carburante tutti i mezzi operanti sulla portaerei, dai trattori agli aerei. Qualsiasi mezzo che necessiti di carburante o lubrificante è sotto la nostra responsabilità. In caso di incidenti, la divisione V1 è pronta a intervenire sul ponte per soccorrere con la massima sollecitudine gli equipaggi e domare gli incendi. Io sono un armiere, distinguibile sul ponte di volo per la maglia rossa. E il mio compito è di armare gli F-14. La notte precedente la missione controlliamo a fondo tutti gli armamenti per scoprire eventuali anomalie e risolvere i problemi, in modo che i piloti possano portare a termine il loro compito nei tempi prestabiliti.
L'ufficiale artificiere e la sua squadra devono disinnescare e neutralizzare le armi difettose. Questi addetti, soprannominati BB Stakers, si occupano di tutte le armi. L'ufficiale addetto alla sicurezza è responsabile del buon andamento di tutte le attività che si svolgono sul ponte di volo. Il compito dell'ufficiale segnalatore è quello di contribuire alla sicurezza nelle fasi di approccio alla pista d'atterraggio. Il segnalatore è in costante collegamento con gli apparecchi in avvicinamento tramite radio e segnali luminosi. Quando un aereo in avvicinamento è fuori dai parametri di sicurezza, il segnalatore lo fa allontanare. Gli uomini della squadra di soccorso sono riconoscibili dalla Croce Rossa e garantiscono l'assistenza medica a chi dovesse infortunarsi sul ponte di volo. Gli ispettori del gruppo aereo effettuano gli ultimi controlli prima del lancio e, se tutto è in ordine, fanno un segnale con il pollice alzato all'operatore della catapulta. Il rumore che regna sul ponte obbliga il personale a comunicare quasi esclusivamente con gesti convenzionali. Le informazioni di interesse generale sono diffuse da altoparlanti distribuiti intorno al ponte e alle passerelle. Le informazioni specifiche sono trasmesse via radio, in cuffia, con un sistema chiamato MAUS, Topo. Durante e dopo le operazioni di volo, tutto il personale della nave e del gruppo aereo si dedica ad un'accurata ispezione del ponte. Un eventuale corpo estraneo, risucchiato dalle prese d'aria ed espulso dai reattori, potrebbe ferire il personale o danneggiare gli aerei. Il costante movimento dei velivoli rende il ponte di volo di una portaerei un ambiente pericoloso. La maggior parte degli incidenti si verifica durante le operazioni di rullaggio, quando cambiano i normali percorsi di movimento. Potenzialmente pericolosi sono anche i deflettori del getto degli aerei, nonché il calore dei getti e le prese d'aria dei motori. I motori a reazione sono talmente rumorosi da poter causare danni permanenti all'udito se non si ricorre ad adeguate misure di protezione. Tutti devono quindi indossare le cuffie antirumore. Una ulteriore minaccia è rappresentata dagli aerei a elica. Bisogna fare attenzione anche ai rotori degli elicotteri, apparecchi che svolgono compiti fondamentali quali il soccorso degli equipaggi precipitati in mare o la caccia ai sommergibili ostili. Le operazioni di lancio e di recupero degli aerei formano un ciclo ben definito, anche se la prima impressione è che sul ponte regni una grande confusione. Ci sono decine di persone che indossano casacche di colori diversi e che si muovono continuamente. Mille operazioni si svolgono allo stesso tempo sul ponte, ma con un po' di attenzione ci si accorge dell'ordine che regola tutte le attività.
Queste si susseguono in modo da consentire il lancio e il recupero del gruppo aereo nel più breve tempo possibile e in condizioni di massima sicurezza. Sono il tenente Howard e lavoro nella V1, la divisione del punti di volo. La zona dove ci troviamo è il centro di controllo del punti di volo. Qui abbiamo un plastico che lo riproduce esattamente. Anche i modelli degli aerei sono in scala. In questo modo controlliamo costantemente la loro esatta posizione sul punte. I simboli di diversi colori indicano la condizione in cui si trova l'aereo. Se metto un dado davanti all'aereo, vuol dire che è pronto per il decollo. Se lo metto dietro, è in attesa di decollo. Mentre un altro simbolo indica un aereo diretto verso l'hangar. I dadi rossi segnalano una situazione di allerta, quelli verdi gli aerei quasi pronti e quelli viola il rifornimento. Le operazioni sul punto di volo cambiano continuamente e questo sistema ci dà sempre il quadro aggiornato della situazione. Se questo aereo in fase di decollo ha un problema, sposto il dado e lo metto in attesa. Anche se dobbiamo operare in fretta, in questo modo lo facciamo al meglio. A bordo di una portaerei, il rischio maggiore è quello degli incendi, vista la costante presenza di aerei armati e riforniti. Per evitare il peggio, il personale si esercita continuamente a intervenire per dominare gli incendi sul ponte di volo. Nel caso di un incidente in fase di appontaggio, il carburante può disperdersi e incendiarsi, con effetti catastrofici. Per questo, sulle portaerei si usa il carburante per aerei JP5, una benzina piuttosto sicura da utilizzare e da stivare. Di solito, il fuoco sulle portaerei si sviluppa senza preavviso e molto velocemente. I sistemi antincendio utilizzano gli schiumogeni AFFF per rallentare lo sviluppo delle fiamme. È provato che gli incidenti sono spesso dovuti all'inesperienza o al sovraffaticamento dei piloti o dell'equipaggio. Nel 1967 ci fu un'atroce dimostrazione del potere distruttivo di un incendio a bordo di una portaerei. Mentre la Forrestal incrociava al largo della costa vietnamita, un razzo aria-terra Zuni, lanciato per errore, colpì un aereo carico di bombe. L'incendio che divampò fu domato solo 12 ore dopo e causò 134 morti, numerosi feriti e la perdita di 21 apparecchi. Proprio per ridurre al minimo questi rischi, il personale del gruppo aereo e i marinai svolgono continuamente esercitazioni antincendio.
Il ponte di volo è dotato di un efficiente sistema antincendio e in caso di emergenza dirige i getti di schiumogeni non solo contro le fiamme, ma anche contro le bombe e le armi per raffreddarle. Lontano dal frastuono delle attività che si svolgono sul ponte di volo, migliaia di persone lavorano sotto coperta. Dovendo descrivere la vita a bordo di una portaerei, in questo caso la Theodore Roosevelt, direi che non è poi così male. L'unico problema è l'essere lontano da casa, dalla famiglia e dagli amici. Però anche qui si possono fare amicizie e il lavoro è interessante. Si visitano porti stranieri e si vedono ambienti e paesi diversi. In fondo posso dire che mi piace. La vita sulla portaerei è scandita da attività giornaliere e turni di riposo. Ci si alza e si inizia la routine quotidiana. Per vivere su una super portaerei bisogna abituarsi. Questa è la mia prima missione. La cosa più difficile è convivere con i marinai. Non avevo mai lavorato con loro, ero nei Marines. L'ambiente è diverso. Tutto è completamente diverso rispetto a quando sei a terra. La vita sulla portaerei è molto impegnativa, lo stress può essere enorme. Tutta questa gente in così poco spazio. Sì, è un lavoro stressante, i turni sono lunghi. Come ha detto lui, si vive in poco spazio e oltre 100 persone dormono in una piccola camerata. C'è sempre un gran baccano e non si riesce mai a stare soli. Possono succedere tante cose. Come se avessi un centinaio di fratelli e sorelle ai quali badare e che a loro volta si occupano di me. Bisogna fare la fila immensa, anzi bisogna fare la fila per tutto, però non è poi così male. Qui a bordo disponiamo di una struttura sanitaria capace di soddisfare le esigenze di oltre 6.000 persone quando il gruppo aereo è a bordo. Lo staff medico comprende un infermiere, io, tre chirurghi, un primario, un assistente, un ufficiale medico e un ufficiale medico superiore. Qui ci troviamo nell'unità di terapia intensiva, che noi utilizziamo anche come corsia. Abbiamo effettuato un centinaio di interventi durante l'ultima missione, durata 6 mesi. Col nostro staff di 5 persone abbiamo gestito 100 casi di pronto soccorso e ospitato nei nostri 67 letti oltre 250 pazienti. L'ospedale è a disposizione non solo dei marinai e del personale del gruppo aereo della portaerei, ma anche degli equipaggi delle navi appoggio. La vita sulla portaerei, turni di lavoro lunghi e faticosi. Bisogna impegnarsi a fondo e prendere le cose seriamente. Il pericolo è sempre in agguato.